Boston Celtics, un nome che non ha bisogno di presentazioni, una delle due squadre più titolate di tutta la NBA, una squadra che c'è da sempre e che ha scritto pagine indelebili della storia di questo gioco. Riguardo alle maglie da gara, rispetto alla puntata precedente che parlava degli Atlanta Hawks, i cambiamenti sono minori, ma come detto la parte sportiva è molto più folta. Mentre sta uscendo questo video abbiamo superato i 300 iscritti al canale. Ne mancano pochi per poter avere la prossima puntata. Ora tocca solo a voi. Ma adesso andiamo a vedere la storia di questa squadra immortale. Già dalle origini del basket professionistico, nel 1925, con l'American Basketball League, la ABL, la città di Boston era rappresentata da due squadre, i Boston White Wines, che giocarono un'unica stagione quell'anno, e poi dai Boston Trojans dal 1934. Mentre dal 6 giugno del 1946, con la nascita del primo nucleo della NBA, la Basketball Association of America, quindi la BAA, 11 proprietari delle più grandi arene sportive si unirono per la formazione di questa lega. Tra questi c'era Walter Brown, il proprietario del Boston Garden. Aveva diverse opzioni per dare il nome alla propria squadra, il richiamo ai primi Wirewinds, Unicorns o Olympics, ma Brown fece una scelta un po' di marketing per accattivarsi più persone, vista la folta comunità irlandese presente a Boston, e poi anche come richiamo alla vecchia squadra di New York che faceva parte della ABL, i New York Celtics, poi Brooklyn Celtics. Quindi scelse il nome. Boston Celtics. Sono l'unica squadra, insieme ai New York Knicks, a fare parte della NBA sin dalla fondazione e non avere mai lasciato la città d'origine. Il primo logo è rappresentato dalla scritta Celtics con il tipico trifoglio simbolo dell'Irlanda. Le prime divise erano a maniche corte bianche con la scritta Celtic davanti. Dall'anno successivo si passò alla canotta. Nei primi anni non ci furono grandi risultati, ma il 1950 fu un anno fondamentale. Non tanto per il cambio di logo con il folletto irlandese al posto del trifoglio, ma per l'arrivo di due pedini fondamentali dai Chicago Stags, Bob Cousy in campo, ma soprattutto Red Auerbach in panchina, il manager che cambiò il gioco del basket. Nel 1951 nacquero le maglie che tutti noi conosciamo, quella in casa bianca con la scritta Celtics e quella da trasferta con la scritta Boston. La casa produttrice era la Medalist Sam Knight, che riforniva quasi tutte le franchigie in quel periodo. Ma quella maglia verde, con la scritta Boston e senza il nome dietro, iconica già di per sé, venne resa ancora più iconica dal 1956, con l'arrivo del giocatore più vincente di sempre, Bill Russell, che grazie alla Rakiri dei St. Louis Hawks arrivò a Boston per scrivere la storia. 11 titoli in 13 anni. Auerbach ne vinse 9 in panchina prima di ritirarsi, mentre Russell, da allenatore giocatore, ne vinse altri 2. Una storia incredibile la sua che abbiamo già raccontato e che potete trovare nel canale. Comunque, in mezzo a quegli anni di gloria, venne prima aggiunta un'aura arancione al logo già esistente. E poi, nel 65, quella maglia verde con la scritta Boston non venne usata per 3 anni e rimase solo quella bianca, che venne usata sia in casa sia in trasferta. Mentre nel 1968 venne ripristinata la maglia verde da trasferta, ma non più con la scritta Boston, ma con la scritta Celtics, come per la bianca. Inoltre, il logo venne cambiato per la terza volta, con il folletto celtico dentro una palla da basket e il nome della squadra che lo circonda. Fu l'ultimo anno della dinastia più irripetibile di sempre. Con il ritiro di Bill Russell erano destinati a un declino e a una nuova ricostruzione, ma negli anni 70 riuscirono a vincere ancora altri 2 titoli, con al di sopra di tutti John Havlicek, una maglia che sto ancora cercando e che prima o poi entrerà nella mia collezione. L'anno del primo dei 2 titoli di questo decennio ci fu il cambio di logo, che è quello che tutti conosciamo, ma ancora solo con i colori bianco e verde. E arriviamo quindi, dall'inizio degli anni 80, alla seconda dinastia, quella di Larry Bird. Di quegli anni ho già parlato nel dettaglio con ben 3 puntate dedicate che troverete sul canale, ma c'è da ribadire che è stato l'inizio del basket moderno. Quello che conosciamo noi arriva esattamente dagli anni di Larry Bird. I Celtics vincono altri 3 titoli nel decennio degli anni 80, trascinati dal biondo di French Lick. Una squadra che all'apparenza non era forte come potevano essere
i Lakers di Magic Johnson, Kareem Abdul-Jabbar, James Worthy, ma era una squadra tosta che non mollava mai. E in più, come detto, c'era Bird. Anche in questo decennio le divise rimasero sempre le stesse, fino al 1989, con l'entrata nella NBA della Champion, che non sconvolse per niente lo stile di Boston, ormai intoccabile. Con gli anni 90 ci fu un declino sul campo. L'unica cosa degna di nota è la modifica del logo del 1996, logo rimasto invariato fino ad oggi, modernizzato rispetto a quello precedente e con i colori a renderlo più visibile. Mentre nell'anno successivo lo sponsor ufficiale dei Celtic passò alla Nike, che mantenne anch'essa invariata lo stile delle divise. Venne aggiunta solo nel 2001 una maglia speciale dedicata a tutte le vittime della tragedia del World Trade Center. E poi per i successivi due anni non ci furono ulteriori cambiamenti fino al nuovo cambio di sponsor del 2004, con la Reebok, che seguì il filone degli sponsor precedenti senza attuare molte modifiche. Il ballo delle maglie per i Boston Celtics inizia nel 2006, con l'entrata in campo di Adidas, che cercò di dare una nuova linfa estetica alla squadra di Boston, visto che dal 1986 non era più riuscita ad arrivare al titolo. Le maglie da 2 passarono a 4, le due classiche, a casa e trasferta, la Alternate, sempre verde ma con la scritta nera, e in più quella dedicata al giorno di San Patrizio, il patrono irlandese, con la scritta dorata. Questa nuova linfa estetica di cui parlavo non è casuale. La quinta maglia del 2007 fu creata apposta per il tour europeo estivo che si svolse in Italia. La maglia aveva la scritta Boston, colorata di bianco, rosso e verde, con il tricolore italiano. E fu quello il luogo dove la squadra, con i nuovi Big Three, Kevin Garnett, Ray Allen e ovviamente Paul Pierce, fecero un patto d'onore e si promisero di dare tutto per vincere quell'anello che ormai sembrava stregato. I Big Three diventarono Four, visto che Rajon Rondo fu la sorpresa di quell'anno. Tutto andò come doveva andare. E alla fine, le finals contro i Lakers di Kobe Bryant sancirono il trionfo di quella squadra che aveva ogni uomo giusto al posto giusto. L'anno dopo il titolo ci fu una maglia dedicata all'anno precedente. Arrivarono solo al secondo turno dei playoff, eliminati dagli Orlando Magic di Dwight Howard, che arrivò alle finali contro i Lakers perdendole. Mentre nel 2009 le maglie erano sempre 4. Ma le finals furono raggiunte nuovamente. Davanti di nuovo c'erano i Lakers, di nuovo c'era Kobe Bryant. Ma al contrario dell'ultima volta, non furono loro ad indossare l'anello. Negli anni successivi il livello dei Celtics rimane sempre alto, ma non raggiungeranno più le finali con questa squadra. Nell'annata 2012 viene aggiunta la maglia per la partita di Natale, mentre l'anno successivo, quella dedicata al giorno di San Patrizio, diventa a maniche corte. Nel 2014 c'è una seconda maglia alternate, sempre a maniche corte, ma di colore grigio, con la scritta Celtics. Vengono modificate le maglie da casa e trasferta, con uno stile un po' più moderno, un po' meno larghe, ma soprattutto quella da trasferta torna ad avere la scritta Boston davanti. Il 2015 vede la maglia di San Patrizio tornare ad essere una canotta invece che una maglietta a maniche corte, mentre l'anno successivo la discutibile seconda maglia alternate viene sostituita dalla canotta di Natale con la scritta Boston in corsivo. Si arriva quindi al ritorno della Nike per i Boston Celtic, ma nell'era Nike per tutta la NBA. Una rivoluzione epocale sotto questo aspetto. Oltre alle aggiunte delle maglie che adesso vedremo, anche i nomi vengono cambiati. La maglia di casa che diventa Association, quella da trasferta che si chiama Icon. L'alternate diventa Statement e poi vengono inserite le City Edition dedicate alla città e che cambieranno per ogni anno. Le prime due ovviamente non potevano cambiare uno stile consolidato, ma la terza maglia è per la prima volta su sfondo nero con la scritta Celtics e il numero in verde. La prima City Edition richiama la vecchia alternate con un colore grigio, mentre l'anno successivo richiama la maglia Association ma con i contorni delle scritte in oro. Viene aggiunta la maglia Earned, che in quegli anni era dedicata solo alle squadre che avevano giocato i playoff gli anni precedenti e che richiamava la City Edition, ma con i colori opposti. Questi furono gli anni della fine dei Big Three e della ricostruzione, con l'arrivo prima di Isaiah Thomas e poi di Kyrie Irving, ma soprattutto con l'arrivo di un giovane Jason Tatum, che esplose definitivamente nel 2020, anno in cui ci fu la seconda Earned Edition,
con lo sfondo verde scuro, il cambio della maglia statement, come succederà per tutte le squadre, con il simbolo della Jordan al posto del baffo della Nike, nel 2021 venne aggiunta una maglia classic, praticamente uguale, con un cambio di font per il nome davanti. Mentre per la stagione in corso ci fu un nuovo cambio alla statement, con un nero meno scuro come sfondo, e la City Edition, probabilmente più bella, uscita fino ad oggi. La squadra in questi anni è sempre tra le prime della NBA. Nel 2021, e per la 22esima volta, hanno vinto la Eastern Conference, ma sono stati battuti alle Finals dagli eterni Warriors di Steph Curry. Mentre sta uscendo questo video, i Celtics si sono fermati di nuovo alle finali di Conference battuti dai Miami Heat, ma mi sento di dire che il 18esimo titolo non tarderà ad arrivare. A questo punto avete visto tutte le maglie della storia dei Boston Celtics fino ad oggi. Come al solito, voglio condividere quelle che sono già o che sono in lista per la mia collezione. Prima di tutte e prima di tutti, la numero 6, con la scritta Boston davanti e senza il nome dietro. Anche perché non c'è bisogno di scriverlo per sapere che è quella di Bill Russell. Poi forse la più difficile da trovare, con il numero 17, sempre su sfondo verde ma con la scritta Celtics. Dietro voglio che ci sia scritto il nome che era sopra quel numero, John Havlicek, parte della grandissima storia di questa squadra. Una delle prime maglie entrate nel mio armadio e uno dei primi ricordi, la 33 di Larry Bird, la bianca, quella da casa, quella del Boston Garden, dove ha fatto scrivere le pagine più belle della storia di questa città. Negli anni, come abbiamo visto, la franchigia non ha avuto molti cambi di maglie, molti cambi di stile soprattutto, però questa mia piccola follia ha delle regole, cioè che per ogni squadra non debba mai avere lo stesso tipo di maglia. Quindi, Paul Pierce non poteva mancare, e negli anni in cui ha giocato, di sicuro, tra le maglie più belle c'era quella di San Patrizio. Stesso discorso vale per Rajon Rondo, con la alternate verde con la scritta nera. La scelta va su di lui per due motivi. Uno, perché ha scritto le pagine più belle della sua carriera solo con questa squadra. E secondo, perché gli altri due che potevano rappresentare i Celtics, come Garnett e Ray Allen, sono già presenti nella mia collezione con le maglie dei Timberwolves e dei Bucks. Infine ci sarà sicuramente la maglia nera di Jason Tatum, anche se sono ancora in attesa per vedere se Nike tirerà fuori ancora qualcosa di molto superiore. Per chiudere, un piccolo gioco finale al quale potete partecipare anche voi nei commenti: le tre migliori e le tre peggiori maglie della storia dei Boston Celtics. Al terzo posto tra i flop c'è la City Edition del 2020, che voleva rappresentare gli stendardi appesi al Boston Garden. Devo dire, l'idea non è male, però è l'unica cosa bella. Al terzo posto tra le migliori invece c'è la City Edition dell'anno in corso, 2022-2023, che trovo veramente veramente bella. Al secondo posto tra le peggiori c'è la prima delle City Edition, quella del 2017, che è andata a richiamare la vecchia alternate. Il fatto di voler rappresentare l'iconico parquet del Garden rimane sempre e solo una bella idea. Sul secondo gradino più alto del podio metto assolutamente la statement di questi ultimi anni. Questo sfondo nero con la scritta verde è stato un cambio radicale mai visto prima per questa squadra, e direi che Nike ha colpito veramente nel segno. Sul gradino più basso di tutti ecco la alternate del 2014, un colore che davvero è lontanissimo da questa squadra. Nonostante l'idea del colore del parquet, ripeto, veramente la trovo abbastanza inguardabile, soprattutto considerato che questa ha in più le maniche corte, cosa che non ho mai apprezzato per le maglie NBA. Ma passiamo al lato positivo, che per me non può essere altro che la numero 1, come quella di Zio Paperone, la scritta Boston, il colore celtico, nessun nome dietro, perché ancora ai tempi non si faceva, è un classico inamovibile. Infatti, per quasi 80 anni di storia, saranno cambiati i materiali, saranno cambiati i modi di vestire, ma lei è sempre rimasta la stessa e quindi non può che essere alla numero 1. Questa è la mia idea, fatemi sapere la vostra. Per uscire con la prossima puntata dobbiamo arrivare ai 400 iscritti, visto che il lavoro per crearle è abbastanza complicato. Quindi la palla adesso la passo a voi, per scoprire la storia dei Brooklyn Nets, ma soprattutto per avere un'altra storia da collezione.